potevi immaginare difficilmente un ritorno così bello al Menti. Peccato per la secondazione, ma il gol era quello che ci voleva. Certo che peccato per quello gol che ha sbagliato, potevo anche mettere più concentrazione. Magari ho sbagliato perché già pensavo di metterlo dentro con quello, però sono abbastanza contento per il prestazione di secondo tempo, che abbiamo interpretato giusto, meglio di quelle del primo tempo. Quindi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo fatto bene, potevo andarci, meritevamo di vincere, però il calcio non si fa mai. Sbagli un pallone da gol, magari si diventa difficile. Comunque abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, penso che siamo una buona strada e dobbiamo continuare così già da domenica. Hai pensato un pizzico almeno per un momento a Braglia, perché l'ultimo gol l'avevi realizzato qua con lo Spezia, se non ricordo male, poi ti ha tagliato fuori sia qui che a Lecce, ora torni e segni subito. E già a Braglia non lo vuole nemmeno pensare, non lo vuole neanche sentire, vuole che gli dici il nome di Braglia veramente, perché questo mi ammazza mentalmente, anche sentirlo. Comunque, bene, abbiamo fatto una bella partita, meno che non si chiede Braglia. È importante, no? Zanettini ha detto per me Diop è calciatore che ci voleva, anche sotto il profilo ovviamente della fiducia per te. È un complimento che è importante in futuro. Significa che tu ci sarai, poi ovviamente spetterà a te. Ma io si sono, perché ho scelto pure di venire pure qua dopo quell'opportunità che mi ha dato la società di credermi, che sono rimasto 3 mesi, 2 mesi senza giocare, che mi credono tanto questa opportunità che mi ha dato. Io mi devo solo cercare di darmi il massimo, di darmi il meglio di me stesso, di aiutare la squadra, di cercare di dare il massimo per uscirci subito con quei problemi che neanche problemi, in questo momento che stiamo vivendo. Secondo te quanto ti ci vorrà per acquisire 90 minuti a pieno regime per trovare la forma? Secondo me dopo tre partite, già dopo terza partita penso che già inizio a sentirmi meglio. Non pensavo anche oggi che ce lo facevi magari fino al 90esimo che mi arrivano i crampi, però comunque siamo preparati bene questo durante la settimana. Secondo me dopo terza partita penso che mi arriverà il forno giusto che voglio. Prego. Ciao, volevo chiederlo a tutti e due, ecco, pensate che il derby possa essere la partita della svolta per questa stagione della Juve Stabia? Giustamente dopo oggi non ti voleva la Parigi, perché abbiamo fatto l'atteggiamento, era proprio giusto per noi oggi. Siamo una squadra buona. Poi speriamo, noi adesso pensiamo partita su partita, pensiamo alla derby, anche se c'è il derby, pensiamo a fare una cosa buona contro Paganese. La stessa domanda. Il derby è il derby. Però noi in questo momento dobbiamo interpretare tutte le partite uguale, perché abbiamo bisogno di fare bene, di dare il nostro massimo. Però come domenica il derby, penso secondo me sì, anche se vinciamo questa partita si libera anche mentalmente, per i tifosi, anche per noi, per la società, anche tutto. Quindi prepariamoci bene per arrivarci giusto in piedi giusto per il domenica. Anche perché potrebbe tornare un po' di entusiasmo, perché certamente la piazza è un po' depressa. È certo, anche non, e non solo la piazza, pure noi, perché pure noi vogliamo vincere. In questo momento non ci manca solo, soprattutto le oggi, vogliamo vincere, quindi stiamo allenando bene, cerchiamo di dare il massimo a tutti e poi spero che la fortuna si gira per vincere questo domenica. Avuto fino a Castellammare, la lasci con la contestazione, ritorni in un clima abbastanza non tranquillo. Ecco, ti senti responsabilizzato anche delle parole del mister, per quanto riguarda anche l'attacco, tutto il peso sulle tue spalle, ti senti pronto a questa sfida? E certo, io sono venuto qua dopo la fiducia che mi ha dato la società, sono venuto qua per darmi il massimo, per aiutare la squadra, non mi sento il peso della squadra, perché già noi abbiamo una squadra molto giovane, molto compatti, corriamo noi tutti, quindi ognuno farà il suo. Magari noi attaccanti cerchiamo di finalizzare le cose, comunque però la squadra, abbiamo una bella squadra, giovani, e quindi dobbiamo cercare di crescere il più rapido possibile per uscire da questa situazione. Ecco, Kenneth, una volta parlammo, dicesti che era la prima volta che ti capitava una squadra che doveva lottare per la salvezza.
Ecco, secondo te cosa manca ancora a questa squadra e come si reagisce con un consiglio ai nuovi arrivati? Secondo me, lo sai, dopo tutta la difficoltà quest'anno, noi, il nostro pensiero adesso è per salvarsi, e quella è una cosa più importante. È normale che dopo tanti pareggi il nostro tifoso non sono mai felice, però una cosa importante adesso è pensare sempre domenica su domenica. Prossima domenica andiamo a Pagani a giocare con testa alta, perché bisogna vincere la domenica. Però lo sai che non è facile perché loro sono una buona squadra, però proviamo tutto per vincere. Con l'atteggiamento di oggi, di secondo tempo, siamo una buona strada. Ecco, Kenneth, la squadra sta cambiando molto in chiave mercato, tra partenze ovviamente e arrivi. Ti senti responsabilizzato perché sei uno dei calciatori con maggiore esperienza al momento? Sono venuto qua a posto perché lo so, sapeva che all'inizio, non è che diciamo anche la verità, all'inizio non è che l'ha fatto squadra per vincere o per andare ai play-off. Poi siamo un buon gruppo che potrebbe fare meglio al campionato. Secondo me sono venuto qua per dare tutto, però speriamo che in questo momento adesso, speriamo che tutti, dai miei compagni, eravamo tutti per salvarsi in questo momento di difficoltà. Va bene, grazie.